Benvenuti o bentornati in un video del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Questa volta ci occupiamo della genesi complessa e sfaccettata del tema della Befana. La Befana è la protagonista della Epifania, che si festeggia tradizionalmente il 6 di gennaio, chiudendo così le festività dicembrine. La stessa parola Befana deriva infatti da una modificazione della parola Epifania, dal greco epifaino. L'Epifania rappresenta una manifestazione divina. Dunque la parola Befana significa manifestazione divina. Risulta immediatamente chiaro da questa prima analisi del termine Befana come l'origine di questo personaggio affondi le proprie radici nel mondo pagano, nel mondo politeista, nel mondo precristiano e, per la precisione, ancora una volta, in uno degli antichissimi temi legati alla Dea Madre. Infatti, la Befana non ha una singola e specifica origine. Si tratta di una figura femminile che durante il periodo delle feste sostiziali fa da controaltare alle figure maschili, talvolta assorbendone alcuni elementi, talvolta rappresentandone gli opposti e complementari. Esistono infatti tantissimi temi che possono essere rintracciati dietro l'immagine della Befana. Ad esempio, per quanto concerne l'idea del dono, risulta chiaro come sotto questo profilo la Befana non sia che una sorta di duplicato dell'incarico che viene assunto da Babbo Natale, elemento circa il quale ci siamo già occupati in altri filmati. Lo stesso tema, per esempio, relativo ai viaggi di Odino, che con il suo cavallo solcava i cieli nella notte del solstizio per lasciare dei doni nelle calze o nelle scarpe che i bambini esponevano fuori dalle porte di casa o mettevano in prossimità del camino, ecco ritrovato all'interno del tema pur femminile della Befana. Così al tempo stesso la Befana ha molto a che vedere con alcune divinità primigene, quali ad esempio quelle rappresentate dall'arco emotivo che sta alla base di figure quali la Artemide greca, che poi si evolverà nella Diana dei Romani. È molto interessante sottolineare la relazione che c'è fra la Befana e la dea Artemide, in quanto Artemide o Diana, poi successivamente per i Romani, è una divinità veramente antichissima, figlia di Zeus e di Latona, viene partorita insieme al fratello Apollo nell'isola di Delo. Questo mito molto significativo vede Diana come manifestazione ulteriore della dea madre primordiale che è nella sua forma occulta di Latona nel suo compiersi durante una ierogamia con il dio dei cieli. Dunque Diana viene immediatamente associata alla tradizionale Potnia Zeron, cioè alla signora degli animali selvatici. Da qui poi Diana lentamente prenderà la forma della dea tutelare delle foreste, della caccia e del cielo notturno, ma appunto originariamente in realtà Diana è una dea legata ai cicli naturali e in particolare alla natura nella sua epifania per l'appunto più selvatica. Torniamo alla Befana e osserviamo il suo tipico abbigliamento, così come questo si è andato affermando naturalmente in epoca cristiana. A oggi la Befana appare per lo più come una persona molto anziana, mal vestita di vestiti naturalmente pesanti per potersi proteggere dal freddo, che cavalca una scopa. Va innanzitutto sottolineato come questa iconografia specifica sia appunto il risultato di secoli e secoli di un processo sincretico che ha tentato in epoca cristiana di sovrapporre alla figura della divinità nascosta dietro i panni della Befana qualche modello più accettabile, mentalità che si afferma dal periodo medievale in poi. Ma gli elementi pagani sono comunque ampiamente evidenti. Non mi soffermo sul tema della scopa, che è veramente molto ampio e complesso e collegherebbe la figura della Befana a quella Diana, così come compie la propria Epifania nel periodo medievale che si colloca attorno all'anno 1000 col revival di determinati aspetti antropologici che hanno a che fare con il culto delle streghe.
Mi limiterò a soffermarmi sull'aspetto anziano che collega la Befana non solo a quell'idea dell'anno che sta per terminare e di qualcosa di nuovo che sta per arrivare, ma che la collega soprattutto a una delle epifanie più importanti della triplice dea, la fanciulla, la donna e l'anziana, che rappresenta una delle forme più importanti di divinità femminile del periodo precristiano. Nella sua forma anziana, la Befana è quindi la morte, l'ultima delle tre parche, delle tre moire, quella che è destinata a recidere il filo della vita. Naturalmente la Befana non recide il filo della vita individuale, recide il filo che chiude il ciclo annuale, annuncia l'inizio dell'inverno e il destino di quelle piante che dovranno apparentemente morire, cioè entrare nel loro sonno, per consentire quindi alla primavera di riportare la vita stessa e continuare in modo imperterrito quella imperturbabile forma di tempo circolare che caratterizza i ritmi naturali e caratterizza proprio la percezione del tempo di carattere precristiano, che non è lineare ma per l'appunto di carattere circolare, caratterizzato dal tema dell'eterno ritorno. Naturalmente, nell'assumersi questo straordinario incarico, la Befana porta con sé tutte le epifanie, per l'appunto, delle grandi dee madre, a partire dalla dea madre primordiale, quella a cui è attribuito il titolo di Potniatzeron, signora degli animali, e che poi ha una sua forma fondamentale nel tema che abbiamo già parzialmente esplorato di Artemide e Diana. Nessuna sorpresa, naturalmente, se nell'evoluzione dell'iconografia della Befana e più in generale del suo tema ritroviamo anche elementi provenienti da altri universi che sincreticamente si sono uniti a formare poi questa immagine definitiva, e così la Befana porta i doni, quasi fosse un po' un doppione femminile di Babbo Natale, figura tra l'altro altrettanto complessa, che alle sue spalle gode dell'azione di molti altri miti, fra questi abbiamo citato ad esempio quello di Odino. Grazie per essere rimasti con noi. Se vi piacciono le nostre attività e volete aiutarci a crescere, a migliorare, iscrivetevi, condividete con tutti coloro a cui volete bene e non fateci mai mancare i vostri commenti e i vostri suggerimenti. Alla prossima!